Salve a tutti ragazzi, sono Piazz, bentornati nel mio canale. Oggi ragazzi c'è un ritorno davvero pazzesco nel mio canale, ovvero Pokémon Go. Siamo all'aria aperta, come vedete non c'è praticamente nessuno perché vivo in una landa desolata. Ragazzi, per questo video andremo bene a schiudere due uova da 10 km. Quindi vi chiedo 4.000 mi piace, mi raccomando sotto con i pollicioni, perché come dice Blur, da telefono non li prende, quindi mi raccomando sotto con i pollicioni. Partiamo subito con il video ragazzi, mi raccomando guardatelo fino alla fine perché ne vedrete delle belle. Ma prima, sigla! Would you be the preacher? Would you be my Mr. Dun, dun, dun. I still got a lot of shit. Ragazzi, abbiamo uno Snubbull. Spiazzo, non si pronuncia così, si pronuncia Snubbull. Sicuramente avendo le pronunce strane, però io ripeto che giocavo quando avevo circa 11 anni e rotti, quindi le mie pronunce sono rimaste quelle di quando avevo 11 anni, ovvero quasi 10 anni fa. Lo andremo a prendere. Ho 11 anni, però lo dico giusto. Esatto, lo andremo a prendere perché qui è relativamente raro. E l'evoluzione, ovvero Grumble, mi piace un sacco e non la ho, quindi assolutamente adesso andremo a prenderla e vediamo un po', soprattutto quanti punti lotta avrà. Spero pochi, perché quello forte da fare evolvere ce l'ho già, quindi non mi importa trovarlo con 800 punti lotta, va benissimo 10 senza problemi. È uscito un Bellsprout e un Golden, ma niente di interessante, o Goldin anche qua, non si sa. Ragazzi, siamo praticamente vicini al Pokéstop di riferimento dove ci sarà Snubbull. Non c'è più, non ci credo, no. Ok, è riapparso, okay. Per un attimo ragazzi avete visto anche voi nei dintorni. Comunque Riva, che è il posto in cui vivo, è vuoto, è uscito un Natu ed eccolo qua. Lui comunque ragazzi non è stupido, solo che mi sta aiutando nelle riprese o nell'audio più che altro. Mi sta prestando l'iPhone con il quale stiamo facendo le riprese e la ripresa audio, scusatemi. Lo catturiamo, 234, è uscito, ma proprio che è uscito, che è un bastardo. Ragazzi, purtroppo non potrò fare tiri a giro perché sono un po' scomodo e ho un telefono da 18 pollici. Quindi è un po' un problema riuscire, infatti è uscito di nuovo, magari ed è scappato, ci serviva così tanto che alla fine è scappato. Ragazzi, ne è uscito un nero, è uscito un altro giuro nei dintorni, abbiamo anche un Venomoth, tutto lì poi, tutto nello stesso Pokéstop sta uscendo. Un Upsider, c'è un sacco di roba intorno, ma tutta roba che a noi non interessa per niente. Era uscito un altro Snubbull, ma chissà dove è andato. Comunque il Pokéstop di riferimento è sempre quello, quindi noi torneremo qui. Mi scuso per eventuale vento incredibile, però visto che vivo praticamente dentro il lago di Garda, il vento è praticamente... Non si crede la gente, ma lì c'è... Esatto, questo qui è lago. Cioè non so se si vede adesso nell'inquadratura, però giuro che è lago, giuro, promesso. No, perché non è vero che vivi lì, ci vivo anch'io, ma quando ci incontriamo? No, perché avevo già letto... Oh, è tornato. Visto che quello di prima mi è scappato e non ho usato le bacche, cosa che dovevo assolutamente usare, visto che comunque qui non sono proprio facilissimi da trovare. Qui adesso il vento è abbastanza forte, quindi l'audio sarà no corrotto di più, tipo che non si sentirà praticamente niente. Infatti acceleriamo. Comunque ragazzi, l'uovo da 10 è messo a 5,7 km, quindi non manca neanche troppo. Ci sarebbe anche un Wobbuffet, ma visto che non mi importa niente di Wobbuffet, lo lasciamo lì dov'è. Lo lasciamo lì dov'è. Ah, che bellissima giornata calda, soprattutto senza vento, soprattutto non ventosa. È uscito il Venomoth e un Magikarp che non ci importa. Venomoth, ragazzi, lo lascio lì perché ne ho già 10.328. Sì, ci sono un sacco di Psyduck reali. Guardate qui, ragazzi, ci sono un sacco di Psyduck veri. E niente, giriamo il Pokéstop. Freccia spezzata, non ci dà niente, ma a me interessa, sinceramente. L'elefantino per fare Donphan. Assolutamente. E Snubbull, esatto, questo qui è il Pokéstop che ovviamente esiste realmente, solo che non... Ok, è uscito il primo. Ora ragazzi daremo una bacca e 110. No, non bacca nana, bacca bana, come stracazzo si chiama. Wow, ma sei un figlio di Grumble. Ragazzi, col pollice così è davvero difficile. Scusatemi i capelli pietosi che avrò, ma non importa. Uno, due... E ce l'abbiamo fatta a catturare. Che non è male, magari per voi è super super comune. Qua si trovano e no. Sono a 23 caramelle scartando lui, quindi ancora la situazione è un po' quella che è. Ecco qui il nostro Fampi. Elefantino Fampi dovrebbe chiamarsi. Io l'ho sempre chiamato Fampi. Oh mio Dio, questo è forte. 676. Ne ho uno all'820 circa. Però lui Dà solo fastidio. Sì, è vero. Non servono a niente. Ok, ottimo, perfetto. Speriamo in bene che riesca ad entrare. Allontano un po' la cam. 1, 2 e bravissimo, doppia cattura, è andato bene. Questo qui comunque ragazzi è il Pokéstop che è proprio la freccia spezzata. Qui è pieno di piccoli monumenti che, infatti vi faccio vedere anche il Pokéstop che è proprio lui. Freccia spezzata e noi siamo sotto la freccia spezzata. Ragazzi, abbiamo trovato un sacco di Psyduck tutti shining. Sono tutti shiny, tutti.
Vediamo se qualcuno scappano da me. Ma si qua sono tosti, raga. Un sacco di pigi e un sacco di Psyduck. Andiamo a prenderli. Ah, come volano i pigi. Niente, ragazzi, non ne vogliono sapere. Ora proviamo a catturarne uno, ma mi sa che ci arrestano, quindi facciamo di no. Ragazzi, abbiamo trovato un Wobbuffet. Lui lo abbiamo già, però volevamo farlo vedere perché ho visto che per alcuni è abbastanza raro. E quanto forte. 722. Non è male, non è affatto male. 722, siamo un po' tranquilli. Qui, ragazzi, non arriverò neanche col pollice. Aspetta, te lo tengo io tu. Sono arrivato. Sono troppo forte. Sono riuscito ad arrivare. Non entrerà mai con una Pokéball. Proprio mai. Capito? È entrato. Ragazzi, non entrerà mai con una Pokéball. Capito? Non entrerà mai. Cioè, è inutile. Devi fare il tutorial come entrare. Come sì, fare come fare. È maxato che fa schifo proprio. Però non si evolve. E quindi. Va bene così. Sì, perché poi un sacco di Pokémon si evolvono nelle generazioni future. Qui siamo ancora alla seconda. E c'è ancora un sacco di mesi barra anni da aspettare prima di avere tutti quei Pokémon. Oh, quanta roba mi ha dato! Speriamo per quest'estate la terza generazione. Sarà un po' dura, ma speriamo. Spinarak, niente, andiamo a caccia di qualcosa di interessante. E vediamo. Abbiamo le arance. Perché qui, ragazzi, non siamo in provincia di Trento, ma siamo in provincia di Catania. Ragazzi, da nulla è spawnato un Nidoking. Praticamente siamo. Quanti saranno? 30 metri più avanti? Sì, esatto, sono le arance dietro di noi. Nidoking, non è che ci importi più tanto perché ne ho tipo 107. Però il 1100. È strano trovarli già. Non ci arriverò mai. Ragazzi, solo col pollice è dura. E infatti continua a saltare. Continua a saltare. Colpi di clacson, neanche fossimo a Milano. Niente, mi sa che non riusciremo a prenderlo perché ho le dita al contrario. Tiro ottimo. Ottimo, contiamo insieme perché questo è catturato, ragazzi, dai. Uno. Abbiamo proprio catturato, ma come scappa sto stronzo. Andiamo ancora di bacca lampo. Non pensavo di trovare Nidoking già fatto perché è abbastanza raro. Soprattutto ora che hanno messo la seconda. La madonna, era bellissimo, raga. Era bellissimo questo. Ora che è subentrata la seconda generazione, gli spawn della prima sono rarissimi, specialmente le fasi, i fasi 2, perché Nidoking è un fase 2, chiaramente. Vediamo. Se non dovessimo riuscire a prenderli, facciamo un taglio finché non riusciamo a prenderlo, perché ci farà dannare. Ha provato a catturarlo lui, ragazzi. Ok, no, è uscito subito. Allora, adesso ci vuole. Guarda, vai, tiri a giro. Mi fai da tavolino e ti inculiamo male, Nidoking. Non puoi scappare. Non ho lanciato la bacca, che stupido. Si è spaventato, ma non è incredibile. Il Nidoking più forte della storia di Nidoking di tutti, proprio. Allora, tiro a giro, non puoi fuggire i miei tiri a giro. Bene, di fatto, col pollice. Non puoi fuggire i miei tiri a giro. Uno, due, e a casa Nidoking. Un applauso a Piazza e anche un applauso a Nivek per aver. Devi mettere sottofondo. Per aver catturato questo Nidoking. Vai, vamos ancora perché adesso 1140. Guardiamo, non è il massimo. Un Sentret, due Wooper. C'è cioè un sacco di roba inutilissima, però ci accontentiamo. Ragazzi, so che a sud abbiamo fatto un altro metro perché ci sono qui due Wooper, ragazzi, li vedete? Giriamo il Pokestop e sotto il Wooper. Indovinate no, cosa c'è? No, l'evoluzione di Chikorita. Bayleaf. Ok, un bellissimo Bayleaf al 807. In questo caso si lancia la Baccananas, che è essenziale. Perché? Perché raddoppia le caramelle. Vi devi fare la tavolinetta perché qui le Baccananas, ragazzi, sono tipo di una rarità incredibile. Quindi cerchiamo di usarle bene. Ok, bene, okay. Bene. Perfetto, speriamo di farcela. Così otterremo ben 10 caramelle. Dai, no, purtroppo è uscita. La prima Baccananas è andata via. Non ne ho ancora molte, ne ho ancora due. Quindi speriamo di riuscire a farcela in tempo. Ovviamente Ultra Ball, perché assolutamente sì. Tiro a giro dovrebbe teoricamente aumentare le possibilità di cattura. Così ho sempre saputo io. Fonti non l'hanno mai confermato, ma speriamo. Ok, ragazzi, siamo riusciti a portarci a casa Bayleaf. Ma non è tanto il Bayleaf in sé che mi interessa. Bensì, guardate in alto a destra adesso. 5, 6, 7, 8, 9. Ma in realtà qui in alto, a parte che non l'avevo, quindi lo registriamo nel Pokédex. Ma soprattutto non sono 9, bensì sono 10. Più 10 caramelle. E un Bayleaf comunque che non è male. 83 caramelle. Quindi fra 17 caramelle avremo Meganium. E ragazzi, mi raccomando, perché potrebbe arrivare nel prossimo video l'evoluzione di Meganium. Ragazzi, i dintorni parlano chiaro. L'evoluzione di Swinub, se sempre se si pronuncia così, ma per me si è sempre pronunciato così e quindi rimarrà tale. Praticamente a mezzo metro da noi. Vi faccio vedere esattamente dov'è. Noi siamo lì e l'evoluzione è proprio lì. Ovvero nel Pokestop dopo. Cioè è uscito un sacco di roba, ma è tutta roba stupida. Nel frattempo io sto camminando e lui non cammina. Lui non cammina. Lui non cammina, è lì fermo. Sono un po' stanco. Sì, evidentemente ha camminato troppo oggi. Nel frattempo, ragazzi, l'uovo è arrivato a 7.1 km su 10. Io nel frattempo l'avrei già catturato 15 minuti fa. Ma lui è lì impiantato al Pokestop prima. Il problema è che se lui mi rimane qui piantato, io non posso catturarlo. Questo vuol dire che io mi incazzerò. Breve, forza, forza, Ash Ketchum.
Forza, questo qui ragazzi è il Pokéstop, ve lo faccio vedere anche realmente. Ok, questo qui è il Pokéstop, ora ve lo seleziono. Si sta spostando, ok. Vedete la fontana? Fontana. Il Pokémon è fuggito? Cioè, è fuggito davvero davanti? Serio? Cioè, è davvero fuggito così? Mi ha riportato lì. Aspettate un attimo. Non può essere... ragazzi, il GPS oggi fa davvero quello che vuole. Aspettiamo che torni lì. Qui è rispawnato tutto, non può essere fuggito realmente, secondo me. Dubito, perché eravamo proprio appena arrivati. Giro il Pokéstop della fontana, eccolo qua. Eccolo qua. E in realtà era pasto che era fuggito. Pilosvine, dovrebbe pronunciare 8.33. Ok, esatto, tienilo. Magari con la bacca. Grazie mille al cameraman. Allora. Vai, gira. Bellissima Mega Ball. Forza. Questa cosa qui, ragazzi, ci risparmierebbe un sacco, ma un sacco di caramelle. Perché Swinub non si trova. No, esatto, ne abbiamo trovato uno io e lui, ma siamo dovuti andare in montagna praticamente. Quindi davvero molto difficile da trovare. Bellissima giro, deve entrare assolutamente, perché dopo deve catturarlo anche lui. Quindi dobbiamo anche abbastanza muoverci. Però è appena spawnato, non è voluto entrare neanche a sto giro. Ancora bacca, tieni il telefono più solido, così riesco a fare i giri proprio quelli da pro. Eccolo qui, ragazzi, bene a giro con la Ultra Ball. Dai ragazzi, però, Lampone, se non è forza. Non vuole entrare, ragazzi, è piuttosto del previsto. Sta, però, un Pokémon tosto. No, è vero, sarebbe utilissimo questo, raga, perché come detto poco fa è bello duro. Salta anche, Dio santo, salto in alto fa con le mie Ultra. Ok, speriamo in bene. Nel frattempo, scusatemi, il rumore della fontana sotto, non ci ho pensato. Ci spostiamo per mano, l'abbiamo catturato. Esattamente, l'abbiamo catturato. Nuovo Pokémon registrato nel Pokédex, una manna dal cielo, perché ci serve un sacco. Eccolo qui, registrato nel Pokédex. Guardate che bellino. Perfetto, sono super contento. Ora lo facciamo catturare anche a lui. Finalmente, ragazzi, uovo da 10 km. Siamo in mezzo alla strada, ma a noi non importa assolutamente niente. E ci esce un Chansey che va bene. Non so, posso ancora fare l'evoluzione, però siamo comunque a buon punto adesso. Ragazzi, sono in questa situazione da tipo tutto il tempo, perché mi si è scaricata la macchina fotografica con il quale registro, che è questa qui, che mi è morta. Macchina fotografica, parolona. Ma avevo il secondo uovo da far schiudere insieme a voi, quindi non potevo assolutamente farvelo mancare. Allora, prima abbiamo escluso un Chansey. Adesso, ragazzi, non so cosa potrebbe uscire. Mi va bene un po' tutto. Mi piacerebbe molto un Chansey o un altro, così posso fare l'evoluzione. O l'Arbitar, quindi ti prego, l'Arbitar o qualsiasi cosa mi possa interessare, dai. Riesce? Qualsiasi cosa di comodo, per favore. No, Dratini, no. Ma come Dratini? Che palle, raga, sono pieno di Dratini io. 56 caramelle Dratini. Cioè qua praticamente è pieno di Dratini, perché ragazzi io vivo sul lago. Dratini. Ragazzi, già che ci sono, il video lo chiudo direttamente da casa, da piazza, è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non perdetevi nessun appuntamento di Pokémon Go. Noi ci vediamo chiaramente domani con un nuovissimo video. Da piazza è tutto, un saluto e ciao!